Cari amici, eccoci finalmente, facciamo la prova, mettiamo alla prova il rasoio Fatip lo storto con una rasatura di una barba di 5 giorni e vediamo come si comporta. Io direi di prendere subito il rasoio e di armarlo. Seguiamo questo procedimento qua. Sono 3 anni che per me applico la rasatura con il DE, che vuol dire rasoio a doppia lama, che è un classico della rasatura tradizionale, anche se quella tradizionale, vera e propria, è praticata con il rasoio a mano libera, o anche lo chavette, che si usa molto spesso dai barbieri, ma non mi ritengo affatto un professionista di nulla. Quello che ho imparato, l'ho imparato seguendo Luca Di Naro, Mauro Di Lernia e poi anche altri canali, non solo Rasatura, c'era un canale. Andrea Tarenzi, Amici della Pogo, Notomania, l'ho appreso così come semplice autodidatta. Oltretutto uso anche la mano sinistra, quindi immaginate un po'. Ma adesso andiamo ad armare il nostro rasoio con una lama astraverde. Eccola qui. La nostra lama astraverde ancora impacchettata e noi apriamo il rasoio. Come vi ho detto nel video di presentazione, è composto da 3 parti questo rasoio, vedete? Qui andremo a posizionare la lama. Adesso vediamo di non far venire un video troppo lungo. Ecco qua, abbiamo posizionato la lama, chiudiamo immediatamente, la lama si torce benissimo, segue il movimento del rasoio. Eccola qua. Ecco la lama, eccola qui, che sporge da questa parte. Posiamo il rasoio in attesa, dobbiamo montare il sapone. Eccolo qua. Mi affido alla ProRaso come sapone e come dopobarba. Montiamo il sapone. Ne mettiamo una quantità discreta, eppure troppo, in una ciotola. Il pennello lo bagniamo con acqua calda. La stessa cosa farò per il viso, non uso nessun tipo di prebarba. Acqua calda e pennello caldo. E andiamo a manovrare il tutto. L'acqua calda è importantissima perché apre i pori della pelle. Facciamo un movimento per montare. Schiacciando il pennello in questo modo e girando bene, viene fuori una schiuma accettabile, direi. Dopodiché l'applichiamo sul viso in questo modo, con movimenti circolari. Adesso ci sono tantissimi, questo tipo di rasatura sta ritornando alla grande.
Io sono l'ultimo forse in grado di poter dire qualcosa, perché non è che sia un esperto, sono un autodidatta, quindi quello che è il bello di queste cose è che si può condividere, si possono, ognuno può dire la propria, perché tutto nella rasatura è molto soggettivo. Noi adesso ci interessa, non tanto ci interessa vedere me, ma quanto vedere la prova, mettere alla prova, testare il rasoio, lo storto della faccia. Ecco qua. Ecco qua. Il pennello è pennello che ha 30 anni di storia, il pennello delle forze armate. È praticamente, devo ringraziare mio fratello per questo. La ProRaso Rossa è straordinaria per l'inverno, per il freddo, perché avvolge la pelle con l'olio di sandalo, il burro di karité. In inverno uso questa, o anche la Palmolive rossa. A volte alterno. Ho questa o la Palmolive rossa. Asciughiamoci le mani, perché il rasoio, che ha questa impugnatura molto molto ergonomica e stabile, lo dobbiamo tenere ben fermo. Io guarderò oltre, perché c'è lo specchio, perché se guardo nella camera non vado prudente, vado nello specchio, ma voi guardate qui. L'acqua l'andrò a far entrare qui, in questi canali qui, in modo tale che faccia proprio da barriera quasi. Ma una barriera positiva, perché entrando qui l'acqua poi mi scivolerà sul viso insieme al rasoio e formerà una patina, permettendo al rasoio maggiore scorrevolezza. Sempre acqua calda. Vediamo di non far crollare tutto. Andiamo e direi di iniziare subitissimo, inclinando il rasoio in questo modo. Perché leggero, senza premere, tenendolo aperto al punto giusto. Aperto vuol dire inclinato, inclinato in questo modo e mai dritto così. La testina di questo rasoio aiuta tantissimo a trovare l'angolo. Poi la mia è una barba particolarmente dura. Qui stiamo andando. La lama non la sento. Per adesso, eh. Per adesso la lama non la sento. Questo è il punto più terribile. Qui la sto sentendo di più qua sotto, perché mamma mia, fa strano, perché uno non ci è abituato a usare un rasoio slant. Io non l'ho mai usato un rasoio slant. Già appoggiandotelo, e trovo difficoltà pure qua. Poi questo fatip, io posseggo il classico testina gentile e lo trovo
molto 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 serpentino, per cui non bisogna mai abbassare la guardia. Qua questo punto è terribile, questo punto è terribile, ci ritorniamo dopo, eh. Incredibile, la lama sembra ben coperta, si sente il giusto che si deve sentire, però poi dopo qualche piccolo taglietto te lo lascia. Questa è la prima volta che lo utilizzo, quindi ci sta qualche piccolo taglietto. Qui devo andare in questo modo perché i peli crescono così. Ecco, importante conoscere anche la mappatura dei propri peli, perché in questo modo quando si di silenzio per la zona. In questo modo, quando ci si rade, conoscendo il senso dei peli, si facilita molto la rasatura. Come prima volta pensavo peggio, perché in genere sono molto maldestro con le novità. Soprattutto qui vediamo un po', andiamo di contropelo, poi c'è da dire che leggeramente, leggeramente. Ebbene, allora, a parte qualche piccolo taglio dovuto alla mia imperizia, al primo utilizzo, direi che non è andata malissimo, poteva andare meglio. Ci prenderò un po' la mano e poi ne faremo un'altra meno cruenta di questa. Grazie a tutti, adesso metto alla fine
dopobarba utilizzo questo qui alla crema, crema liquida dopobarba, mi sto trovando bene con questo prodotto e lo uso volentieri. Ciao ciao!